Carissimo, oggi è il 17, siamo qui a una tua mostra personale di fotografia. Sì. Presentati e facci sognare. Ok, il mio nome è Gianni Iorio, la mostra si intitola Asia e racchiude praticamente una serie di viaggi in un arco di tempo abbastanza lunga, tutta in Asia, di circa 20 anni. Quindi diciamo che praticamente è un viaggio dentro il viaggio. E oltre diciamo al fatto del viaggio temporale, racchiude anche un viaggio nella storia della fotografia, perché vi sono alcune immagini che sono in analogico mentre altre sono in digitale, e oltretutto è un viaggio attraverso vari stati, quindi ci sono racchiusi circa 9 paesi dell'Asia, prevalentemente del sud-est asiatico, che vanno da Thailandia, la Cina, il Giappone, Taiwan e via discorrendo. E oltretutto per me è anche un viaggio attraverso diciamo, i ricordi, attraverso le emozioni, perché rivedendole mi ricordo praticamente tutto il tempo che ho trascorso in Asia, appena posso parto praticamente, perché il mio lavoro è, sono un fotografo geografico e mi interesso quindi proprio di questo settore. E, che posso dirvi? Le foto praticamente scattate qui a volte richiedono molto tempo, no? I fotografi impiegano delle ore, due ore, tre ore fermi in un posto. Vi sono foto che invece vengono scattate in tempi molto rapidi. E all'interno di questa mostra ve n'è specialmente una che ho chiamato poi Just One, che è una geisha giapponese incontrata in una stazione di Kanazawa, una stazione del Giappone, dove praticamente la foto è stata scattata veramente mentre la geisha con il suo portatore, quindi l'uomo con le valigie, praticamente gli portava tutte le sue cose. E mi sono avvicinato e gli ho chiesto se potevo scattargli una foto, lei si è girata e mi ha fatto molto seriamente Just One. Senti, andiamo a vederla? Sì.